Torna alla vittoria il Casette Verdini di Morra nel derby contro il Montemilone Pollenza e spera ancora in un posto playoff. Match equilibrato nel primo tempo, con molte conclusioni da rete da fuori area, ma poche occasioni vere e proprie. L'unica per i locali sul finire della frazione, con una bella azione a Amadio d'Angela Bertola, con quest'ultimo che tira la palla sull'esterno della rete. Nel secondo tempo partenza a razzo degli ospiti che sfiorano il vantaggio, ma è bravo Vittorini a salvare sulla linea. Poi inizia il forcing dei locali, prima con una discesa dell'ottimo Bertola, ma esce bene Sorichetti. Poi un calcio di punizione di D'Angelo che pizzica la traversa. È la prova generale del gol che arriva poco dopo con una sberla di Amadio che beffa l'estremo ospite con un preciso tiro a fil di palo. Il Montemilione risponde con due calci di punizione in fotocopia del numero 15 e, sul finire, è D'Angelo che in contropiede si mangia il raddoppio. Prossimo impegno per i ragazzi di Patron Pasquali in trasferta a Montelupone per avvicinare la Pignanese distante 4 punti.